gradito ritorno a Full Time, non solo per me, ma credo anche per i telespettatori, il dottor Arcangelo Fonti, direttore dell'unità operativa di medicina legale dell'ASP di Cosenza, quindi buonasera avendo il dottor Fonti in studio, di che parliamo? Parliamo di invalidità civile e di tutte le indennità connesse, insomma, ad uno stato di disabilità, di emarginazione. Dottor Fonti, allora, noi sono mesi che combattiamo con le manovre del governo, ci sentiamo dire tagli, 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 sacrifici, 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 anche sui benefici si vuole tagliare molto. Sì, in effetti c'è stata la notizia in relazione a quelle che sono state le linee di tendenza per ciò che riguarda questi tagli, di effettuare anche una revisione, perché in effetti lo Stato, mediante il sistema del welfare per ciò che riguarda appunto le pensioni di invalidità, chiaramente ha una spesa, diciamo, abbastanza consistente. E quindi si cerca di abbattere lì dove ci potrebbero essere delle soluzioni che sono state, a modo di vedere dello Stato, diciamo, certo, forse un pochino esagerate nell'ambito della cosiddetta valutazione. Però se da una parte è vero questo, che chiaramente va rastrellato lì dove è possibile, dall'altra parte poi invece abbiamo poi un sistema iniquo di andare a rastrellare lì dove effettivamente invece esistono le necessità e, certo, le esigenze. Colpire proprio... È chiaro che dobbiamo dire una cosa però, che molta gente, questo l'ho già ripetuto diverse volte, sì, nel momento in cui fa l'istanza già pensa di avere diritto come se avesse un diritto acquisito nel momento, sì, in cui presenta l'istanza. Invece ormai l'evoluzione anche della medicina, e l'ho detto più volte, l'evoluzione della medicina porta a una revisione di quello che è il concetto anche di disabilità in relazione a quello che è l'evoluzione della tecnica, della ricerca. Ci sono innanzitutto progressi, noi in questo momento infatti io già prima le avevo accennato questo fatto, noi in questo momento stiamo andando in onda, non so se circa mezz'ora fa sulla rete, su Rai 1, sulla rete nazionale, c'era una trasmissione televisiva dove parlavano appunto dell'artrite reumatoide. Proprio veniva sviluppato il concetto che l'artrite reumatoide, che è una malattia certamente invalidante, quindi può incidere sulle limitazioni funzionali dei soggetti che ne vengono colpiti, chiaramente andando a ritroso nel tempo determinavano delle limitazioni, delle alterazioni, per esempio a livello delle mani, che non consentivano il compimento degli atti quotidiani della vita, certo, cioè come quello di mangiare, di assistere alla propria persona. Oggi invece, proprio oggi, e questo è un pochino una responsabilità di mass media, non nel senso che i mass media cercano di determinare sconquasso mentale. Meno nella male, gente. Dottor Fonti, no, perché ogni problema di questo paese è colpa dei mass media. No, però chiaramente i mass media cercano di far passare la notizia. Poi bisogna vedere com'è che viene recepita da parte dell'utenza, quindi da parte della gente che ci ascolta. E quindi si possono creare delle false aspettative. Allora, appunto, se prima per l'artrite reumatoide era problematica, si faceva la ricerca per venire a una diagnosi di certezza. Oggi invece la linea di tendenza qual è? Quella di pervenire certamente a una diagnosi, ma poi anche di limitare quelli che sono i danni della malattia. Io ho fatto il riferimento all'artrite reumatoide perché proprio oggi io, guardando il telegiornale... Sì, ma poi è una delle patologie, sì, no, su cui si stanno facendo. Ma guardando oggi il telegiornale, no, mi è venuto questo pensiero. E allora che succede? Che proprio oggi stavano informando la gente su quelle che sono le metodologie terapeutiche che devono cercare di limitare ed emendare i danni sull'utenza, ora sul soggetto. Ora che cosa succede? Che non tutti quanti potranno godere perfettamente di questi benefici terapeutici. E allora alcuni resteranno nelle condizioni, diciamo, precarie. E allora in quei casi i soggetti avranno diritto a determinati riconoscimenti. Altri invece fortunatamente avranno gli effetti benefici dell'atto terapeutico. Certo. Allora in questo caso chiaramente non avrà diritto poi
a quel riconoscimento. Quindi diciamo che comunque bisogna tener conto. Quindi ecco, no, e allora cosa voglio dire? Della medicina e anche della lotta agli... Sì, ma quello che voglio dire io è questo, che se da una parte noi ci meravigliamo del fatto che ci possa essere una revisione delle pratiche, dall'altra parte ci dobbiamo rendere conto che se c'è l'evoluzione della medicina dobbiamo differenziare il concetto di permanente da differenziarlo da quel concetto di perenne. Perché molti soggetti hanno avuto un riconoscimento, per esempio, dell'80% dell'assegno di pensione oppure il diritto all'indennità di accompagnamento, pensando di ottenerlo per sempre, perché chiaramente è una situazione permanente. Perenne significa per tutta la vita perenne. Permanente, il concetto medico-legale di permanente, invece, ha anche un ordine cronologico, cioè un riferimento cronologico. Cioè, permanente significa certamente protratto. Io questo termine l'ho utilizzato più volte anche qui. Allora che cosa succede? Succede che l'INPS, e quindi anche lo Stato, perché l'INPS è espressione di quello che è il braccio armato dello Stato, allora che succede? Che praticamente già nel 2009 aveva operato, nel senso che si era determinata, affermando che ci sarebbero state delle verifiche, 100.000 casi che venivano presi in considerazione per vedere se effettivamente... È stato inappropriato la terminologia utilizzata dall'INPS, che ha parlato di pensioni false. Ecco, questo secondo me è stato un'utilizzazione infelice del termine. Ancora oggi da parte, ecco, utilizzare, e io credo che loro dovrebbero correggere questo tiro, perché non erano falsi, invalidi. Diciamo che invece poteva essere adeguato in un determinato periodo di tempo e che chiaramente l'evoluzione della medicina, l'evoluzione della tecnica ci ha portato invece a fare un'altra considerazione che è diversa. Per cui se noi andiamo avanti nel tempo, una patologia che oggi è invalidante, domani è possibile che non lo sia più. Ecco perché la revisione. Prendiamo la prima domanda. Pronto? Pronto, buonasera. Buonasera. Complimenti per la trasmissione e la dolcezza in cui il dottore ci illumina. Allora, dottore, io ho fatto, a parte prima tante altre malattie che già ho l'invalidità al 100%, da quasi 10 anni, sono stata operata a luglio di 2 carcinomi maligni al seno, più mi hanno tolto 9 linfonodi, di cui 2 erano, come si dice, e non mi viene la parola, insomma, con le, non le cellule, aspetta, non sono molto... Vabbè, comunque... Erano già metastasi. Con le metastasi. Ecco. E ho fatto la domanda per l'accompagnatore e l'agente 4, perché sbatto sempre con medici, perlomeno una figlia 3 giorni al mese mi può accompagnare. Ma mi sembra che la domanda, il medico non specifica accompagnatore e 104, dice solo relativa all'accertamento di invalidità civile. Siccome mi hanno già chiamato per andare a visita fra 15 giorni, sì. E dico, non lo so. Ma... Poi invece quello che mi ha inviato il padronato, mi sente, sì? Sì, sì. Quello che ha inviato il padronato e dice, ha presentato domanda, richiesta di domanda di invalidità. Sì. Lei ha ragione. La lettera che mi è venuta per andare a visita con la data che devo andare, e dice, con riferimento alla domanda del 13, di invalidità civile, virgola, L104, significa accompagnatore? Sì, significa che praticamente la domanda che lei ha fatto è sia per l'uno che per l'altro, per cui viene conglobata nella stessa seduta di visite, sì. per cui lei verrà visitata con l'ausilio del medico esperto della branca prevalente, diciamo prevalente per quella che è la sua patologia. Certo. E quindi verrà visitata nel giro di 15 giorni. Come vede, insomma, i tempi sono... No, sono stati veloci, non me l'aspettavo. Devo dire la verità. Ma glielo dico subito perché. Perché chiaramente, lei dov'è residente, signora? Castrolibero. A Castrovilla. Perché effettivamente a Castrovilla sono già... No, Castrolibero. A Castrolibero.
ma anche qui a Cosenza. Noi che cosa abbiamo cercato di dare, sono state fatte le nuove commissioni l'anno scorso, perché avevamo avuto quel periodo, certo, quel sì, periodo legato a, tutta, a tutte quelle inchieste, eccetera, eccetera. Per cui sì, non l'hanno data a mio marito con la leucemia, e che poi è morta, adesso sono pure stato, sola vedova. C'era stato un rallentamento di queste pratiche. Poi soprattutto quando si tratta di pratiche che la cui patologia prevalente, quella neoplastica, diciamo che cerchiamo di velocizzare il sistema proprio per chi ha un tumore, perché una volta ci si lamentava di questo, come potete constatare, sì, diciamo che, sono state... che però... la cosa si è velocizzata. Sì. Quindi dottor, purché loro me l'hanno detto nella lettera che mi hanno convocato, il medico e il padronato non ha sbagliato, che non ha specificato. Questa è la mia paura. No, la signora ha paura, essendo già invalida, signora, dice non è che qui in linea teorica, effettivamente il suo medico avrebbe dovuto precisare nel certificato che serviva sia per la 104 però, che per l'invalidità civile. Ora io non ho la pratica davanti, però da quello che lei mi dice, che sulla comunicazione sì, che le è pervenuta, ci sono menzionate sia l'invalidità civile che la 104, non vedo motivo per... Rileggo. Gentile signora, con riferimento alla domanda del 13-9, quindi me l'hanno mandata subito, di invalidità civile, virgola, legge 104-92. Sì. Quindi c'è. La 104. Sì, sì, certo che c'è. Eppure dico l'accompagnatore. Per la visita di accompagnamento. Sì, ma normalmente si accorpano. Lei la domanda quando l'ha fatta? Il 13-9. Il 13 settembre. Nemmeno un mese fa, sì, sì. Sì, sì. Ma torno a ripetere, siccome si tratta di patologia neoplastica, in questi casi, è automatico. In questi casi noi velocizziamo il sistema, sia per la gravità della patologia, sia perché esiste una legge, perché noi privilegiamo quelle della legge 80 che prevede che lì dove esiste la patologia neoplastica, allora, e quindi la connotazione di gravità, non per quelli che hanno avuto una patologia neoplastica pregressa, sono già quelle state operate, per quelli che ce l'hanno ora in atto, che stanno facendo chemioterapia. Allora in questo caso è previsto il beneficio per la chiamata. Però la pratica dovrebbe essere corretta. È chiaro, la preoccupazione. È chiaro, un'altra domanda. Velocemente signora, sì, perché abbiamo altre telefonate. Un'altra domanda. Io ho rifiutato la chemia perché sono sola non potevo... Ha rifiutato la chemio perché non se la però sento. Ho le pillole di Aromasin ogni giorno. Allora, guardi signora, il problema è questo. Se non penso che me la danno. No, signora, perché il problema... 73 anni ho, scusate. No, signora, le dico subito questo, che praticamente la chemioterapia, il fatto di eseguire la chemioterapia non è che dà diritto automaticamente al beneficio. Vabbè. È l'effetto chemioterapico sull'organismo che determina molte volte la necessità di essere assistito. Allora noi diamo per quel periodo di tempo durante il quale uno si sottopone alla terapia, diamo la concessione di questo beneficio. Se lei l'ha rifiutata, ora io non commento assolutamente, queste sono decisioni personali. Ce l'ho passata con mio marito e non me la sono sentita. Questi sono commenti personali, perché cioè, situazioni personali, e ognuno è libero di scegliere la propria... Certo. Però in questo caso non esiste quel presupposto dato dalla chemioterapia, per cui lei ha diritto sicuramente al 100%. 100% l'avevo già da 10 anni. Ho capito, ma se lei l'ha fatto in indennità di accompagnamento per questo motivo, a meno che lei non si trovi in una situazione, e io non glielo auguro sicuramente, in una situazione di estrema precarietà, perché mi ha detto che ci sono pure metastasi, eccetera, eccetera, io mi auguro che lei stia bene così e non abbia diritto a questa indennità di accompagnamento. Comunque la 104 me la danno. No, però le danno il comma 1, non le danno il comma 3. Che ne faccio? Ho capito. Quello l'avevo già 10 anni fa. Allora, signora, non si può volere tutto. Il problema è questo. C'è una determinata griglia di valutazioni a cui noi dobbiamo soggiacere inevitabilmente per corrispondere a quello che effettivamente è dovuto. Comunque io ho pure 5 vertebre piegate, una scoliosi che cammino con un bastone. Signora, ma lei cammina?
Per avere il dettaglio convenuto non dovrebbe essere nell'impossibilità di camminare, non nella diminuita possibilità. Dire a se stessa. Comunque vediamo, signora, che cosa succederà. La ringrazio. Arrivederci. Prego. Signora, arrivederci. Ecco, le aspettative delle persone che stanno male, ovviamente. Sì, ma sono, ripeto, io cerco con questa mia, tante. Con questo mio intervento. Poi noi non abbiamo le cartelle cerco di, sotto mano. Quindi, io cerco di aprire gli occhi alle persone, cioè nel senso che... Per non avere aspettative che non sono conformi a quelli che sono i criteri di valutazione tradizionali. Perché al di là di tutto appunto ci deve essere una valutazione medica. Certo. Non so se abbiamo un'altra telefonata. Pronto? Pronto? Pronto. Buonasera. Sì. Pronto, buonasera. 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 Il telefono da Cosenza. Come? Pronto? Sì, noi la sentiamo. Eccolo, telefono da Cosenza. Ho 76 anni. Dopo 2 anni sono stato chiamato a visita, perché avevo presentato domanda nel 2009, mi hanno chiamato a visita il 23 maggio 2011 all'ASP, sono stato chiamato a visita. Passata la visita, poi mi hanno detto che la pratica è passata all'INPS, dopo aver passato la visita all'ASP. Allora, attraverso informazione, l'8 agosto è andata mia moglie, perché io non posso deambulare, io sono segregato in casa da oltre 2 anni perché non riesco a camminare. A mia moglie è stato riferito, ancora non ho ricevuto il verbale, pur essendo trascorsi due mesi da quando è andata mia moglie, hanno riferito che sono stato dichiarato inabile al 100% senza diritto di accompagnamento. Cioè, com'è possibile questo? Non me lo so spiegare. Poi, sono in attesa perché non ci lascio, ci vado fino in fondo e poi pagherà chi ha colpa, perché è un'ingiustizia assoluta, assoluta. Io sono, la mia patologia è reale, non è fasulla per come sono state dichiarate altre. Quindi sono arrabbiato, non ci sto dormendo la notte da quando ho appreso una notizia del genere. E ancora, comunque, pur essendo passati 2 mesi, io non ho ricevuto il verbale, perché immediatamente mi do da fare, ci andrò fino in fondo proprio, perché questa è un'ingiustizia commessa da... Mi hanno detto che loro si sono attenuti a quello che ha scritto l'ASP, mi è stato riferito all'INPS. Quindi abbiamo confermato quello che ha detto, cioè non riesco a capacitarmi, come mai? Certo, al 100% senza diritto all'accompagnamento. E lei non si 75. Può muovere? Lei non si può muovere? No, sono in casa segregato, io non ho commesso niente al tribunale, sono agli arresti domiciliari, quindi cioè, praticamente... Facciamo rispondere il dottor Fonti. No, io chiaramente per poter... Certo, Per poter avere un'idea di quelle che sono le condizioni in cui versa, dovrebbe dirmi quantomeno qual è la patologia. Perché altrimenti possiamo criticare l'operato dei colleghi che hanno fatto questa valutazione, però sarebbe un dire improprio da parte mia, non essendo a conoscenza di quelle che sono le reali condizioni del soggetto. Ora, io non ho dubbi su quello che lei mi dice. Sì, mi dica. Dunque, la patologia è impossibilitato, cioè dichiarata anche dal dottore con tutta la documentazione che ho presentato. Io ho presentato tutta una cartella, un signore che era a fianco lì, non so se questo era un medico o un impiegato, ha aperto la cartella di tutto il fascicolo che avevo portato, ha preso 3 o 4 degli accertamenti che ho fatto, tralasciando l'altro. Io invece sono stato conosciuto con la legge 104, mi perdoni, perché non possiamo poi entrare nello specifico su questo, ma lei che patologia, lo può dire, che patologia ha che non le consente di uscire di casa? Impossibilitato, io sono stato colpito dalla polmonite all'età di 3 anni, sono impossibilitato a camminare, ho subito intervento chirurgico alla gamba, alla schiena, oltre a tante altre patologie. Scusi un attimo, sì. Lei ha fatto, mi sta dicendo che è stato colpito da poliomielite, quindi in età infantile, ha un'età di 76 anni, però guarda caso ha fatto la domanda nel 2009. Allora io vorrei capire innanzitutto, ecco, sì. Dall'età infantile fino al 2009, quando lei praticamente aveva 73 anni, riusciva a camminare?
Sì, cioè cercavo, no, oh, sì. Benissimo, quindi lei riusciva a camminare, quindi sì. La poliomielite non c'entra nulla. Sì, non c'entra nulla, non c'entra. Dire. Allora lei mi deve dire, quando ha fatto la domanda, quali erano le patologie per cui lei ha fatto la domanda? Ecco, impossibilitato a deambulare. No, lei non mi deve dire questo. No, questo non è una malattia, questo è un sintomo. Lei mi deve dire qual è la malattia che ha determinato l'impossibilità della deambulazione. Cioè insomma, io ho, oltre a tutto quanto, ho un'ernia di scale, ho ernia di scale che è stata coccisartrosi bilaterale. Cosa? Coccisartrosi bilaterale. Oh, c'ha una coccisartrosi bilaterale. Ernia di scale. Ernia di scale che mi impediscono, cioè il certificato che ha fatto anche il dottore, che mi conosce da una vita, anche il dottore che gliel'ho detto. Senta una cosa, lei praticamente vive in una sedia a rotelle? Come? Vive in una sedia a rotelle? No, sono in casa sempre seduto in una poltrona. Ho capito, ma per venire lei è stato visitato all'ASP? Sì. Come è andato all'ASP? Accompagnato da due persone con le stampelle, ma non posso stare all'impiede pure per giù. Ho capito, ma per carità di Dio, io non è che sto cercando, siccome lei mi ha posto delle domande, sì, io sì, sto cercando sì. di farmi di un'idea, che cosa è sto successo. Cercando di farmi un'idea della motivazione. Sì, no, ha ragione, dottore Conti, ci mancherebbe, io dico com'è la situazione perché insomma io... No, non ho motivo di non credere a quello che lei sì. sta dicendo, per carità. Ora, è chiaro, per lei però ha facoltà, se sì. non si sente soddisfatto, se no. si sente leso nel suo diritto, ha in ogni caso la possibilità di rivolgersi, di adire alle le sì, vie. Cosa che farò. Sì. Oh, benissimo, quindi o mediante il suo patronato, oppure si rivolge a un legale di sua fiducia. Si fa fare una relazione da un suo medico di fiducia, che praticamente mette in evidenza questa non corrispondenza sulla sua sintomatologia, sul suo modo di essere. E a questo punto... Oltre che sono un cardiopatico pure, insomma ci sono... Certo. Sì, ma guardi, lei ha diritto al 100%, più del 100% non può andare. Sì, quindi non il 100% andare. Gliel'hanno riconosciuto. Sì, ma semplicemente che io... Oh, lei dice che è impossibilitato la deambulazione, quindi siccome effettivamente la legge dice che chi è impossibilitato, non diminuzione della possibilità di deambulare, sì. siccome ora lei sostiene che è impossibilitato, invece i medici evidentemente non hanno sostenuto questo, l'unica a questo punto l'unica cosa è il verbale verificare, poi... ecco, sì. lei aspetti il verbale, in modo che così si verifica se effettivamente, ma scusi, una domanda, sì, è stato richiamato dall'INPS pure? No, l'INPS non mi ha richiamato, no, non sono stato richiamato. E allora l'INPS ha ragione in questo caso, perché evidentemente si è adagiato sulla diagnosi fatta dal medico. Sì, così è stato riferito all'INPS. A quale commissione è stato? La, prima, la quarta commissione. La quarta commissione. Quarta commissione. Benissimo, ma in ogni caso lei ha la possibilità di certo, adire se uno le si sente... legali. Sì, questo quindi... lo so perché non... Ecco. Ripeto, conoscendo la situazione non ci lascio, quindi ci vado fino in fondo. No, ma lei c'ha ragione. Se vive questa situazione di disagio, di estrema precarietà, diciamo, con impossibilità dell'ambulazione, c'ha ragione. Ci mancherebbe altro. Va bene, noi le facciamo ci vuole ancora tanti molto, auguri. Scusi, siccome sono trascorsi 2 mesi, per avere questo verbale ci vuole ancora molto. No, non ci vuole molto, perché effettivamente questo è un altro problema che si è venuto a creare recentemente. Ecco. Sì, questo mi dà lo spunto per dare una notizia, cioè che mentre noi in effetti aspettavamo sempre la risposta da parte dell'INPS per mandare il verbale a domicilio. A questo punto però cerchiamo di rientrare nei ranghi e io stesso ho dato disposizione affinché il verbale venga consegnato, se l'INPS non dà una risposta entro 2 mesi, con una sorta di silenzio assenso, noi mandiamo, la commissione manda a casa dell'utenza già il verbale per come è stato redatto dall'ASP. Dopo che quindi se non arriva quello dell'INPS arriverà quello dell'ASP. Sì. Perfetto, quindi il signore non sì. deve aspettare molto. Sì. Pronto? Pronto? Pronto, buonasera. Buonasera. Chiamo da Cosenza, vorrei sì. fare alcune domande al dottore Fonti. Prego. Buonasera dottore. Buonasera. Senta, un mio zio ha presentato domanda per invalidità civile a maggio del 2010. Non so se lei più o meno mi può dire quando dovrà ancora attendere. Poi,
per avere diritto all'assegno di invalidità, quale deve essere la percentuale per avere l'assegno? E poi, non so se è vero, dopo che loro hanno fatto i contratti, il verbale, eccetera, che arriva a casa del... C'è una verifica da parte di una commissione dell'INPS, cioè una seconda visita, diciamo così, per verificare quello che voi avete diagnosticato. E se lei è al corrente di quanto tempo potrebbe passare? Va bene, sono già 3-4 domande. Cominciamo col rispondere. Allora cominciamo dalla prima. Cioè, è arrivata nel 2010. Ora, noi, come dicevo prima, noi abbiamo privilegiato prima le domande che avevano più una connotazione di gravità. Per cui tutti i pazienti neoplastici, come vedete, abbiamo... Sì, infatti abbiamo visto il caso della signora di prima, chiamata immediatamente. Ora, per ciò che riguarda il 2010, siccome le commissioni hanno iniziato a funzionare con più celerità, anche se per la verità ancora abbiamo un problema che io cercherò di andare ad affrontare con il direttore e con il commissario lunedì, andremo alla regione, ci sarà un confronto, ancora un altro confronto tra noi e l'INPS, e faremo presente che entrare nel programma dell'INPS diventa estremamente precario e difficile, perché chiaramente è lento, quindi noi non abbiamo forse una responsabilità, c'è pure da parte dei nostri sistemi informatici, ma anche quello dell'INPS lascia a desiderare. Quindi non so se vorranno modificarlo, ancora lunedì avremo altre certezze. Quindi comunque dal 2010. Quindi dal 2010 in ogni caso abbiamo cercato di velocizzare, quindi ritengo che nel giro di 3-4 mesi dovrebbe essere chiamato. Sì, dovremmo recuperare questa distanza. Perfetto. Questo poi, per ciò che riguarda la prima domanda. Poi sul fatto per ciò che riguarda la domanda è che noi, quando la commissione ASPA ha già espletato, in ogni caso può intervenire successivamente, noi mandiamo il verbale all'INPS e l'INPS può chiamarla a visita. Però il signore mi ha fatto un'altra domanda, ha parlato di verifica. La verifica è un'altra cosa. Mentre io faccio riferimento alla prima visita che fa l'ASP, per cui noi mandiamo il verbale all'INPS e l'INPS può aderire oppure chiamare a visita il soggetto, verifica è un'altra cosa. La verifica fa parte di quel gruppo di pratiche che una volta erano 100.000, poi passate a 200.000, che posso, anche se l'INPS la riconosce oggi, può chiamare a campione, certo, per fare quella famosa verifica a cui facevo riferimento prima. Benefici già concessi. Sui benefici già concessi, perfettamente. Quindi il signore potrebbe essere chiamato a visita anche dall'INPS. Anche dall'INPS, certo. E i tempi poi... Questo qua, però se non chiama entro 2 mesi, ecco, noi consegniamo il verbale, a questo punto chiaramente i benefici partono lo stesso. E quindi l'utente ha in mano... Io consiglio però, nel momento in cui l'ASP riconosce i benefici, per esempio economici, pensionistici o di indennità di accompagnamento, se l'INPS non si è pronunciato, io consiglio di non utilizzarli i fondi, perché l'INPS potrebbe richiedere la restituzione ormai. Quindi questo è un fatto importante. Aspettare comunque anche il via libera. Certo. E comunque quando viene riconosciuto il 100% scatta anche l'assegno di invalidità, perché mi sembra che voleva sapere questo. Sì, però è una questione di reddito. Cioè, se il soggetto non ha reddito, allora c'è l'assegno di invalidità civile. Quando supera il 74%, deve essere superiore al 74%, ci devono essere le condizioni reddituali. Allora, diamo la linea alla regia, dottor Fonti, per la pubblicità e poi di nuovo in studio. Okay. Seconda parte di Full Time con il dottor Arcangelo Fonti, direttore dell'unità operativa di medicina legale dell'ASP di Cosenza. Stiamo parlando di invalidità civile, tema caldo. Dottor Fonti, prima che arrivino le telefonate, le vorrei chiedere, siccome c'è stata questa campagna molto forte contro
gli sprechi, i falsi invalidi, qualcuno lo abbiamo visto, il cieco che guidava, insomma tante altre, ma sono casi sporadici, no, diciamo su migliaia di persone. Veramente nella provincia di Cosenza questi, ecco, soprattutto in Campania abbiamo, sono successi. Però chiariamo questo concetto. Assolutamente, allora c'è stata questa campagna, prima siamo partite con le famose verifiche a campione dell'INPS, perché l'INPS deve restringere visto che esborsa. Adesso la manovra lacrime e sangue, o le manovre lacrime e sangue, si sta riducendo molto su questo fronte delle politiche sociali. Sono calate le domande perché no, purtroppo si devo sta dire, facendo io terrorismo. Devo fare, no, purtroppo. La verità è questa, che qui, soprattutto nel meridione, il problema della domanda di invalidità era quello di cercare di sopperire al bisogno economico con questo sistema che diventava appunto, certo, un ammortizzatore sociale per questo motivo. Neanche posti di lavoro. E quindi chiaramente era una sorta, poi incrementavo, io già questo l'ho detto per la verità, la differenza tra il nord e il sud consiste nel fatto che mentre al nord la gente produce e lavora, qui, e quindi chiaramente c'è un sistema diciamo maggiore, c'è più attenzione forse al sistema di fatturazione del lavoro. Qui al sud invece emerge questo dato che è importante, perché molta gente, molti lavoratori del sud preferiscono lavorare senza lavorare in nero, cioè, quindi senza avere la contribuzione, perché poi spera nell'assegno che viene corrisposto della disoccupazione, e quindi chiaramente è una sorta di, diciamo, di privilegio per evitare di pagare le tasse. Ora, è anche un nostro modo di essere, un nostro sistema di vita che assolutamente non è compatibile con la realtà che stiamo vivendo. Però non diamo ragione ai leghisti. Io non no, assolutamente. No, io sto dicendo, stavo dicendo quelle che possono essere le nostre responsabilità. È chiaro, sarebbe più logico avere più reddito, quindi produrre anche più posti di lavoro. Se pagassimo effettivamente tutti quanti, ma dico tutti quanti, senza il lavoro nero, senza il sommerso, perché non è concepibile, noi troviamo in effetti un sacco di gente che dall'esterno vive forse al di sopra delle proprie aspettative, oppure appare a noi che vive al di sopra delle aspettative, quando effettivamente poi in effetti potrebbero avere un reddito che non compare, che non viene fuori, certo. Per cui si parla di evasione fiscale. Ora, noi meridionali dovremmo capire che questa logica la dovremmo mettere al bando, cioè dobbiamo capire che effettivamente chi versa in una situazione di estrema difficoltà, chi effettivamente è malato, ha diritto a quel beneficio che è stato fatto proprio per difendere i deboli, per difendere chi è malato e che è privo di reddito. Perché magari così rischiamo di penalizzare È chiaro, perché rischiamo di penalizzare ammalate. Chi ne ha diritto. E questo qua è inconcepibile. Perché se restringono, io vedo molte volte persone che vengono a chiedere il beneficio per avere il posto macchina. E vengono e trovo persone che assolutamente non sono nelle condizioni, per cui io le respingo. Perché non è questo il sistema di valutazione che può essere consono. Non solo all'attualità, ma a una forma di legalità. Certo, noi facciamo medicina legale, non medicina illegale. Insomma. Dottor questo Fondi, abbiamo una telefonata. Pronto? Pronto? Sì, buonasera, dottor. Buonasera. Buonasera. Cortesemente vorrei sapere, dato che mio marito, le hanno fatto la visita nel mese di febbraio, dopo tanti mese è stato trasmesso all'INPS di Bisonzo il 20 luglio 2011. Quando ci vuole ancora per avere il verbale? Io ora non so ovviamente se è stato richiesto ulteriore documentazione. Sì, è stata una visita di revisione. Ecco, evidentemente, allora, c'è stato un fermo determinato dalla necessità di assumere nuova documentazione, quindi nuovo accertamento. E allora in relazione, ecco perché c'è stata questa distanza tra il mese di marzo e il mese di luglio. Quando poi è stata definita è stata mandata all'INPS. Ma come poco fa ho detto poco fa, bisogna aspettare sicuramente per ciò che riguarda la norma,
secondo quanto previsto dalla norma, bisogna aspettare 2 mesi canonici prima di trasmettere il verbale all'interessato. Questo che noi stiamo facendo con una sorta di silenzio assenso da parte dell'INPS. Cioè, se l'INPS non ci dà, dovrebbe entro 2 mesi dare la risposta. Se non ci dà la risposta, noi automaticamente mandiamo il verbale a casa dell'utente. Quindi la signora... La signora mi pare a luglio. A luglio. Allora, agosto luglio. E settembre. Quindi in questi giorni dovrebbe arrivare il verbale. Il verbale. Se non arriva dall'INPS, arriva da parte nostra. Arriva da parte nostra. Chiedo scusa, ma per sapere la percentuale? Torno a ripetere, io così come gliela dico? Non lo so. No, perché sono stata all'INPS di Visonzo e non me l'hanno detto. Allora, guarda. Se lei accede agli uffici di Cosenza e fa una richiesta, se l'interessato ovviamente, non possiamo divulgare notizie se non al diretto interessato. Se il diretto interessato va là e vuole acquisire una notizia nel merito di quello, lo può fare, o fa una domanda, un'istanza, ai sensi della 241, per cui... Chiaramente noi siamo tenuti a dover dare una risposta entro massimo 30 giorni, ma gliela diamo subito la risposta. Però, torno a ripetere, siccome ho la certezza che in questo mese arriverà senz'altro la risposta a casa, cioè se la troverà scritta sul verbale che arriverà. Non so se sono stato chiaro. Sì, e se non dovesse arrivare... Se non arriva, allora lei, glielo sto dicendo, vada a via 24 maggio, via Duca degli Abruzzi, oggi via Giuliani, va là in segreteria e l'interessato può richiedere, ai sensi della 241, la copia del verbale e quindi automaticamente gliela daranno la stessa il verbale. Ma chiedo scusa, l'interessato, essendo che non sa né leggere né scrivere, e di più non sa neanche parlare. Allora, se l'accompagnate... Dovrei andare io. Se l'accompagnato o fa una delega, e a questo punto non sa neanche né scrivere né quindi per fare una delega. Ma l'ufficiale diventa farraginoso. Io consiglierei che si presenti allo sportello l'interessato, così e direttamente. E direttamente lo dice, lo afferma, e automaticamente glielo danno. Dovete portare l'interessato lì, e anche se in queste condizioni o l'interessato o per delega, c'è poco da fare. O per delega, quindi per fare una delega. Non è che si vuole fare ostruzionismo. Assolutamente, bisogna rispettare la legge. Non è che possiamo dare a tutti quanti chi arriva gli danno le... Anche non lo possiamo fare, è un discorso di privacy. Non possiamo rilasciarlo. Ma non è neanche giusto, perché se va una persona magari che non vuole, molto appunto, bene al signore, vuole acquisire o alla soltanto signore, l'informazione per nuocere anziché fare del bene. Non è giusto se gli danno l'informazione. Io propendo sempre per il bene e mai per il male. Almeno spero, penso. Va bene, penso signora, così. Allora aspetti un altro pochino, adesso conviene aspettare perché potrebbe arrivare. Se non arriva poi va con l'interessato, sì, con l'interessato a chiedere subito, noi diamo immediatamente soddisfazione, lo stato dell'arte. Possiamo sicuramente rilasciare il certificato. Va bene, un'altra telefonata, pronto? 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 Sì. Buonasera. 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 Allora, io chiamo per conto di mio marito. Sì. Mio marito ha fatto domanda di invalidità civile. Lui ha avuto un infarto, c'ha un pacemaker, vorrei sapere, non lo so, ho fatto domanda di invalidità, gli hanno dato il 60%, è possibile oppure, non lo so, dovrei fare ricorso, come? Guardi signora, è chiaro che quando si tratta, suo marito è un cardiopatico, quanto riesco a capire. Ora, sì, sì. Credo che la valutazione del 60% sia riferita prevalentemente all'impianto di pacemaker di cui è portatore. Perché la valutazione maggiore viene fuori da un calcolo che normalmente viene determinato con una classificazione internazionale, che viene chiamata classificazione NIE. Ora, quando questa classificazione corrisponde a un indice che è superiore alla classificazione di terzo grado, diciamo la NIA 3, allora in questo caso dà diritto a una valutazione dal 70% in poi. Quindi, mentre invece, e quindi che cosa rivela questa situazione?
rivela che c'è un danno d'organo cardiaco. Siccome lei mi ha detto che ha avuto un infarto e ha avuto un impianto di pacemaker, sicuramente c'è un danno d'organo. No, ha avuto prima un'angioplastica. Stavo arrivando infatti. Sicuramente c'è un danno d'organo, quindi una diminuzione della cinetica cardiaca. Quindi c'è una ipocinesia delle pareti muscolari. E non ha un problema in questo momento di circolo, per cui l'irrorazione avviene normalmente grazie all'angioplastica che ha fatto. È rimasto soltanto questo problema eventualmente di ritmo cardiaco, che viene garantito dall'impianto di pacemaker. Quindi ci sarà stata una valutazione non di NIA 3, ma sarà una valutazione di NIA 2, che dà questa valutazione. Per cui, quindi sotto il 70%. Ora io sto ipotizzando senza guardare le carte, senza avere nessuna indagine, ma ritengo che se hanno corrisposto il 60%, questa è la motivazione. Però se la signora diceva noi possiamo fare ricorso, se certo, la signora pensa, può fare perfettamente, che il marito magari non è in condizioni. Però io consiglio sempre, prima di fare ricorso, per cercare di evitare di fare un contenzioso inutile, per evitare, un'altra domanda se possibile. Prima di informarsi, mi dica. Lui è stato licenziato perché non poteva svolgere il lavoro che faceva. È stato licenziato perché non... Ma lavorava per una ditta privata? Sì. Il dottore, insomma, del lavoro. Ho capito, ma non ha ritenuto che poteva svolgere il lavoro che faceva. Chiedo scusa, che lavoro faceva? Lui manovratore in una ditta edilizia. In una ditta edilizia. Il muratore. Ora è chiaro. Il muratore svolgeva pure manovratore. È chiaro che essendo una ditta privata, siccome era stato assunto per un determinato lavoro, quindi per un'attività lavorativa specifica di manovratore, questo non è consentito, ma sicuramente se è stato dal medico competente dell'azienda. L'ha esonerato e quindi l'ha licenziato. Sì, era ritenuto che non poteva lavorare. Forse non si assumono la responsabilità. È chiaro, bisogna vedere appunto come manovratore, ma lei ha fatto, ha dito le vie legali ovviamente. Sì, sì. Su questo no, lui ha fatto, aveva fatto già la domanda. La domanda è un'altra cosa. In relazione alla ditta che l'ha licenziato, ha fatto qualcosa? Vabbè, sta prendendo la disoccupazione. Non ha fatto ricorso al licenziamento. No, ma questo è stato fatto adesso. È stato fatto la visita a marzo. Ma la visita per che cosa? Sempre di invalidità civile. Ah, per l'invalidità civile. Ma no, guardi, ci stiamo confondendo. Una cosa è il problema di lavoro, una cosa è l'invalidità civile. Allora, l'invalidità civile, le ho detto i motivi per cui gli hanno dato il 60%. Fermo restando che io non sono in possesso della documentazione medica che praticamente mi dava la possibilità di capire meglio e quindi dare una risposta più consona a quelle che sono le sue aspettative. Diverso è il concetto, perché siccome lei ha detto che praticamente l'hanno licenziato proprio per la patologia, sì. E non metto in dubbio questo. Ora io mi chiedo, avendo raggiunto un 60%, quindi c'ha un cascame lavorativo del 40%, la ditta poteva utilizzarlo in altra mansione. Ma lei dice che lavorano nell'edilizia, dottor Fondi. Benissimo, è questo il concetto. Ha fatto qualcosa contro? Io sto cercando di... Sì, di capire. No, sicuramente no, perché prenderla adesso. Purtroppo è anche difficile. Si deve rivolgere a un medico del lavoro, in modo che così le può dare delle indicazioni più specifiche. Fermo restando che ha fatto... Ma è il medico del lavoro, là? Sì, ma... No, non al medico competente. Ma non al medico competente aziendale, perché in effetti il medico competente dell'azienda dovrebbe, in relazione a quella che è la nuova normativa
dovrebbe tutelare l'interesse del lavoratore per vedere effettivamente la compatibilità, certo, del lavoro. Che succede che però il paradosso è questo, che quando il medico competente si esprime per una patologia del lavoratore, pur facendo l'interesse della salute del lavoratore, mette a nudo una determinata realtà, che è quella che poi va a andare a ripercuotersi sul lavoratore stesso, cioè nel senso che la ditta privata prende la licenza. Quindi che tutela è da questo punto di vista? Questa è un'anomalia, infatti. Il problema è che se esce da lì, dove va a lavorare? Ma il medico del lavoro non era aziendale. E allora chi era? Era dell'ASL. Ha ritenuto più opportuno licenziarlo. Allora, siccome noi dobbiamo dare spazio anche agli altri, è una questione delicata. Va affrontata per bene, si deve rivolgere a un medico del lavoro o un medico legale competente che le possono dare delle indicazioni, sì, migliori, ovviamente guardando le carte, perché così per sentito dire diciamo tante parole che possono non avere significato. Il signore potrebbe veramente non essere in grado, certo, di lavorare, perché però mi sta parlando del medico azienda, del medico competente dell'azienda. Ora sta dicendo che il medico del lavoro dell'ASP. Certo. Però se comunque queste ditte magari licenziano, perché non abbiamo idea, non possiamo dire. E comunque è difficile che poi riassumano anche se si fa un contenzioso. Certo, ma dobbiamo vedere effettivamente. Pronto? Perché la signora non ha saputo. Buonasera, buonasera. Sono la Cosenza. Io vorrei porre al dottor Fonti nuovamente il problema dei tempi delle visite, che si sono particolarmente dilatati. Sono invalida civile e sono già beneficiaria della 104 al 60%. Signora può alzare un po' la voce perché non l'abbiamo sentita bene. Lei è invalida civile? Civile, sì, e sono beneficiaria della 104 con un grado del 60%, un grado di invalidità del 60%. In seguito ad una diagnosi di sarcoidosi al secondo stadio, prodotto domanda di aggravamento. A una diagnosi di calcolosi? Sarcoidosi polmonare al secondo stadio. Ho prodotto domanda di aggravamento a marzo di quest'anno. Ovviamente non sono stata ancora chiamata. Mi sono rivolta all'ASP di Rende e mi hanno detto che le commissioni, insomma, lì non funzionano molto, che insomma ci si rifiuta molto spesso di partecipare e che le cose, ecco, pur avendo molto rispetto per le neoplasie, insomma, a cui si dà precedenza assoluta, perché mi è stato detto questo, io ho riportato un danno, perché comunque nelle convocazioni di settembre, sono un'insegnante precaria, non ho beneficiato dell'articolo 21, che sicuramente mi sarebbe stato concesso, dottor Fonti. Allora, le posso dire questo, innanzitutto, sì, siccome lei sta lamentando un discorso della 104, sì, forse è la prima volta che mi sente. Sì. Non so se ha sentito qualche altra trasmissione. No. Appunto. Allora, guardi, io più volte ho ripetuto questo, che noi cerchiamo di velocizzare, visto l'enormità della richiesta, cerchiamo di privilegiare quelle che sono le patologie più gravi. Ovviamente, fermo restando che ora ci stiamo mettendo in linea, ho detto che già da luglio, da giugno le commissioni stanno funzionando a pieno ritmo. Molto probabilmente con la sua pratica non siamo arrivati. Però c'è questo, che lei avrebbe potuto godere di questo beneficio lo stesso, perché se noi non siamo in grado di effettuare la visita entro 90 giorni, il soggetto ha diritto a fare richiesta a noi stessi. E noi diciamo che la visita può essere espletata da parte dello specialista, che dà praticamente l'opportunità al soggetto di trovare il sistema per ottemperare alla 104. Quindi lei avrebbe potuto presentare una richiesta all'azienda. L'azienda avrebbe detto non siamo in grado di farla entro 90 giorni. Quindi andava dallo specialista pneumologo, perché si tratta di una sarcoidosi polmonare, mi pare. Sì, sì. Quindi sarebbe andata dallo specialista pneumologo, che avrebbe messo in luce la sua diagnosi e lei avrebbe avuto quello che le aspettava di diritto. Quindi, se noi siamo stati inottemperanti causa forza maggiore, sì, in relazione al numero delle pratiche, in relazione al fatto che hanno creato un sistema farraginoso per cui gli specialisti che non vengono pagati,
che non operano nel settore, che sono costretti a lavorare, che vengono denunciati, che ovviamente uno cerca di evitare, ovviamente problematiche. Però è anche colpa, dottor, di chi Fonti, non ha dato le informazioni alla, ecco, signora. È questo che notavo, allora, volevo però far notare. Io sono andata a parlare con il presidente della commissione di Renne, in persona. Allora, qualcuno doveva dirgliela alla signora Renne. Il presidente della commissione di Renne innanzitutto è cambiato... nel mese di luglio o giugno, ora non ricordo bene. Ma le competenze si devono avere, dottor Fonti? No, un attimo solo. Guarda, se lei fosse, lei non è venuta da me, perché il direttore della struttura sono io. Quindi se lei fosse venuta da me. Da me. No, è peccato. Così, è la realtà. Ha ragione. Se fosse venuta presso la mia segreteria, non parlando con me, presso la mia segreteria, chiedendo, mi pare io, cioè, lo dico sempre, sono disponibile nei confronti di tutti. Quindi, se fosse venuta effettivamente da me, dal direttore della struttura, perché il presidente della commissione guarda soltanto la pratica che arriva sul tavolo, non guarda le pratiche che stanno in segreteria. Per cui lei sicuramente avrebbe avuto una risposta adeguata. Adeguata, sì. Però ho esposto il caso, guardi, con tutti i dettagli, però l'informazione non è passata. Stiamo evidenziando una situazione comunque grave, di inadempienza informativa. Il canale informativo nell'amministrazione pubblica è importantissimo. No, guardi signora, inadempienza informativa relativamente, perché me ne è testimone la dottoressa. Ma lei lo sta non da parte la... sua, no, ma, dottor no, Fonti? No, io mi sono rivolta al referente diretto, cioè se io devo fare la visita... Guardi che il referente diretto, torna a ripetere, il referente diretto è cambiato, ci sono stati proprio a Rende, ci sono stati problemi, e lo sanno tutti. Sono stati problemi per cui noi abbiamo dovuto rifare tutte le commissioni. Per cui c'è stato un momento di disagio negli uffici, io adesso mi metto dalla parte dei cittadini, negli uffici anche di Rende o delle altre sedi distaccate della medicina legale, negli uffici devono sapere queste indicazioni. Lei da 2 anni che viene qui lo sta dicendo sempre. Lo sto dicendo sempre. Però purtroppo chi non ha visto full time si è perso anche queste informazioni. Questa opportunità. Lei non può fare informazione sempre. Allora, negli uffici, queste sue indicazioni, questi suoi suggerimenti per andare incontro ai cittadini dovrebbero saperli e dirli, così si evitano anche problemi. Ma questo dovrebbe essere anche nelle scuole, perché questa è una legge. Sì, noi dobbiamo promuovere l'informazione, sicuramente. Sicuramente. Sicuramente dobbiamo promuovere l'informazione, però l'utente deve essere anche a conoscenza di queste cose. Perché è legge, non è che la facciamo noi. Sì, sicuramente, il problema è che c'è sempre... Cioè io cerco di privilegiare chi mi sollecita, io cerco sempre di mettermi a disposizione. Cerco sempre, e lo dico sempre a coloro i quali collaborano con me, facendo una griglia di informazione a loro stessi affinché loro stessi siano portavoce. Sì, perché se si danno negli uffici si risolvono anche, si evitano tante disfunzioni. Mi dispiace per la signora perché infatti, se fosse venuta presso la segreteria ufficiale... Allora lo diciamo di nuovo per tutti, dottor Fonti, quando c'è qualcosa che non va, non è che potete andare tutti in massa dal dottor Fonti perché è impossibile che possa risolvere i problemi. Comunque, se ci sono delle difficoltà, rivolgersi anche ai collaboratori medici. Io credo che lì a Rende sia successo per un disguido dettato da quello che è successo lì. Sicuramente, perché c'è stato un po' di confusione. Però magari passare un'informazione e dire guardi signora, lei può utilizzare anche questa procedura, perché la signora lavora nella scuola, magari in questo caso poteva avere gli strumenti per leggere la legge, sapere come funziona la legge, però tante persone... che non capiscono, dottor Fonti, se non hanno le informazioni. Sì, sicuramente però ognuno... Allora, diciamo che chi forse ha un modo di essere più insistente, forse ottiene... Purtroppo poi arriviamo sempre lì. Questo è anche vero. Allora, non so se c'è un'altra telefonata, ma è stata importante. Dobbiamo chiudere, è volato il tempo. Allora, niente... Noi ci rivedremo, vede com'è importante la sua presenza qui. E noi la ringraziamo perché lo sta facendo con grande sacrificio da due anni. Io vorrei mettere in evidenza che la mia partecipazione non ha assolutamente scopo di lucro,
perché assolutamente molta gente, no, qui io vorrei che questo venisse chiarito, perché molta gente pensa che io venga qui dietro una corresponsione economica. Lo diciamo chiaramente, nessuno dei nostri ospiti, dei nostri collaboratori riceve una lira da Teleuropa. Questo è puro spirito di servizio e noi ringraziamo, no, è importante i professionisti, che passi questo i messaggio, medici. Perché altrimenti certo, la gente... Certo, ma ha fatto bene a dirlo, dottor Fondi, perché noi vi dobbiamo ringraziare, i cittadini devono sapere che venite qui, sottraete tempo alle vostre famiglie, alla vostra attività per venire qui e rispondere ai cittadini. Sì. Quindi è completamente un servizio sociale, un servizio pubblico, servizio, anche cioè. Se siamo una rete privata. Allora, grazie al dottor Fondi, grazie a Luca Chito e regia, e grazie soprattutto a voi per essere stati insieme a noi. Arrivederci. Buonasera a tutti.